Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. L'Arma dei Carabinieri ci invita a celebrare una virtù e un dono, che è quello della fedeltà, affidandoci alla Virgo Fidelis, alla Vergine Fedele, e affidando a lei soprattutto la nostra incapacità di essere fedeli fino in fondo, sempre, comunque, senza tentennamenti e senza incertezze. Perciò celebriamo volentieri e con gioia questa liturgia della Virgo Fidelis e celebriamo consapevoli dei nostri limiti, delle nostre fragilità, il nostro desiderio di crescere nella fedeltà. Innanzitutto riconoscendo con tanta umiltà i nostri peccati, le nostre mancanze, i nostri piccoli o grandi tradimenti. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia la misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Onnipotente ed Eterno, concedi al tuo popolo che confida nella materna protezione della Vergine Maria di essere liberato da tutti i mali per giungere alla gioia eterna del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e uomo e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siamo insieme e diciamo, benedici il tuo popolo, Signore. Dal libro del profeta Zaccaria. Rallegrati, esulta, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te, e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Ripetiamo insieme e diciamo: il Signore si è ricordato della sua misericordia. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. L'anima mia
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e per la sua discendenza per sempre. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno dalla folla gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». Parola del Signore. Centro di questa liturgia odierna, anche se la celebriamo qualche giorno dopo dalla memoria della presentazione della Beata Vergine Maria, c'è una parola talmente forte, talmente impegnativa da essere utilizzata sempre meno, ed è la parola fedeltà. È una parola che ci imbarazza, perché nel suo essere anche nel suo suono una parola forte, squillante, fedeltà, sembra restituirci delle mancanze, dei ritardi, delle inadempienze, o per usare una parola altrettanto forte e imbarazzante, dei tradimenti. Quando si celebra la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, non si può non mettere questa parola al centro,
la parola fedeltà e chiedersi anche che cosa significhi, perché immediatamente ci viene da pensare all'osservanza degli impegni, a tener fede ad una parola data, alla coerenza rispetto agli impegni assunti. Quando si parla di fedeltà ci viene da pensare giustamente a questo tipo di esperienza. La verità è che quando si parla di fedeltà innanzitutto si parla di una appartenenza a qualcuno o a qualcosa. Fedeltà innanzitutto dice questo, dice che noi apparteniamo a qualcuno. Guardate bene, non siamo proprietà. Nessuno di noi è proprietà di qualcun altro. Non siamo nemmeno proprietà di Dio. Nemmeno Dio rivendica una proprietà su di noi. Semmai Dio rivendica su di noi una paternità, se lo vogliamo. Se non lo vogliamo, siamo liberi di respingerla. Ma nemmeno Dio dice, io sono il tuo padrone. Se vuoi io sono tuo padre e tu sei mio figlio. L'appartenenza è un'altra cosa. Vedete, anche nel nostro linguaggio comune, popolare, molto spesso per identificare una persona la prima domanda è a chi appartieni. È, come dire, un'espressione di uso comune ma molto efficace, a chi appartieni? Per indicare le radici, a chi sei figlio, chi è tuo padre, chi è tua madre, si appartiene a delle radici, sempre, anche quando apparentemente ci siamo sradicati, si appartiene sempre a un padre, a una madre, a un fratello, a una sorella, a una famiglia. Questo è il senso anche del Vangelo che abbiamo ascoltato, dove Gesù ancora una volta sembra tirar fuori qualche aspetto apparentemente scorbutico del suo carattere, ma dove invece vuole riportare tutti all'essenziale. Il Vangelo molto semplicemente ci presenta un Gesù che parla alla folla, a un certo punto qualcuno anonimo si fa avanti, dice vedi che ti cercano tua madre e i tuoi fratelli, verosimilmente fratelli, stanno quelli che noi diciamo da quei anni fratelli cugini, no? Ti cercano. E lì Gesù sembra dare una risposta sprezzante, poco delicata, soprattutto nei confronti della madre. Dice chi sono? Mia madre e i miei fratelli. Ma come chi sono? Maria di Nazareth, probabilmente figlia di Gioacchino e Anna, e tuo padre Giuseppe, la stirpe di Davide, e i tuoi fratelli sono appunto quei cugini che sono figli di. Per cui sembrerebbe essere una risposta sprezzante e che prende le distanze. Non è l'unica volta che Gesù ha questo linguaggio, che sembrerebbe, ripeto, essere un linguaggio che esclude, ma che invece include, e dice, e chi sono? Mia madre e i miei fratelli. Mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E ci accorgiamo che invece che escludere, Gesù include, vuole una famiglia più ampia, un'appartenenza più ampia. Gesù non è venuto al mondo, il Figlio di Dio non è venuto ad abitare in mezzo a noi per appartenere a qualcuno soltanto. È venuto per abitare in mezzo a noi e appartenere all'umanità intera, finanche a chi lo disprezza, finanche a chi lo uccide. Nella festa di Cristo Retto ci vediamo. Già a partire da stasera, Cristo, lei sapete come viene rappresentato? In croce. Su quel trono particolarissimo che è la croce, con due non ministri, non onorevoli ai suoi lati, ma due malfattori. Il cosiddetto ladrone buono e il ladrone cattivo. E anche nei loro confronti Gesù dichiara un'appartenenza a uno dei due, soprattutto dice verità, sai che ti dico oggi, tu mi appartieni, sarai con me in paradiso. Allora, fratelli miei, quando si parla di fedeltà si parla di appartenenza, che è un aspetto qualificato della nostra vita, anche sociale, che
dolorosissima solitudine. Un disarmante, dolorosissimo isolamento. Non ci si appartiene. E addirittura quando ci si appartiene nel sangue, avendo nelle stesse vene lo stesso sangue, avendo nello stesso corpo, nello stesso apparato genetico, lo stesso DNA, si disconosce l'appartenenza, talvolta semplicemente perché c'è da dividersi un'eredità. Fratelli contro fratelli, figli contro padri, madri contro figli, lo diceva già il Vangelo. La dissoluzione delle appartenenze, la disintegrazione dei legami, ognuno per fatti suoi, ognuno attento a curare se stesso. Sempre in questa festa di Cristo Re, ricordate, Gesù in croce, qualcuno dal basso gli dice: ma salva te stesso. Ipotesi prospettiva che Gesù rifiuta, ripudia, ma che a noi affascina molto: salvare se stessi. Sembra che sia, come dire, uno degli scopi principali della vita di molti: salvare la propria pelle, salvare se stessi, salvare la propria vita, salvare le proprie prerogative, salvare i propri affari, salvare il proprio patrimonio, salvare il proprio piccolo mondo. Prima vengo io, poi vieni tu. Dove l'appartenenza va a farsi benedire, non ci si appartiene più. I saluti diventano convenevoli. Dico sempre, spesso, a quelli che sono più familiari di questa comunità, che non si riesce mai a capire quando ci si scambia un abbraccio e un bacio, sapete, quel saluto, che differenza c'è tra un augurio e le condoglianze? È sempre lo stesso. Viene fatto sempre allo stesso modo. Quell'abbraccio con un scambio di guance da un lato e dall'altro è sempre lo stesso, è piatto. Che si tratti di un auguri, auguri per tuo figlio, auguri per tuo matrimonio, auguri per tuo compleanno, o che si tratta di condoglianze, un saluto che è morto tuo padre, tua madre, tuo figlio, tuo fratello. Sempre lo stesso abbraccio, convenevole, una convenzione, perché non ci si appartiene, ma chi se ne frega di te? Ma chi se ne importa di te? In questo maledettissimo isolamento alcuni pagano il prezzo. Sono i più deboli, sono quelli che non ce la fanno, sono quelli che stanno dietro, sono quelli che stentano e che oltre a stentare, a stare dietro, ad essere deboli, debbono anche essere indicati da noi come i maledetti della storia. Guardate, 3.000 anni fa, a lebbroso si diceva: tu sei lebbroso perché Dio ti ha maledetto. E addirittura la stessa cosa veniva detta a una donna vedova, ma mai a un vedovo: tu sei maledetta e tu stesso sei la causa della morte di tuo marito. Oggi non si dice così, ma chi sta male? Chi se ne frega? Chi se ne frega dei poveri di Cristo? Chi se ne frega di chi ha una storia tormentata, travagliata? L'appartenenza che va a farsi benedire. Eppure, fratelli miei, voi avete sentito che cosa ho detto rispondendo ad un obbligo che mi pone la liturgia? Io vi devo chiamare fratelli e sorelle. Me lo impone la liturgia. Io non posso chiamarvi egregi signori, cavaliere, dottore, comandante, maresciallo, generale. No, io nella liturgia ho questa imposizione, ho questo obbligo teologico che mi viene da Dio. Vi devo chiamare fratelli e vi devo riconoscere tali. Ma voi l'avete capito? Noi siamo fratelli. L'appartenenza è il luogo della fedeltà. Poiché ci apparteniamo, io mi prendo cura di te per sempre. È straordinario il rito del matrimonio. In quei passaggi, nel dolore e nella gioia, nella salute e nella malattia,
Comunque vadano le cose, io e te ci apparteniamo. Questo è un legame che non si può sciogliere ed è lì che si desta fedele. Perciò poi diventa esemplare come fanno i servitori dello Stato, le forze dell'ordine in particolare. In questo stare, in questo sentirsi in qualche modo appartenenti ad un territorio, ad una comunità, seppur in un doloroso, come dire, necessario ricambio che ogni tanto avviene. Mi spiace che qualcuno poi tra un po' dovrà lasciare il suo servizio qui, a Sorrento. Però in questo appartenere ad una comunità per un po' di anni si sta e ci si sente familiari di tutti. Perciò è bello questa festa. Perché si sta e ci si sente familiari di tutti con un'attenzione particolarissima e per tutti, che non posso e non devono essere oggetto di una ulteriore persecuzione, ma che devono essere destinatari di una nostra premura delicatissima. Perciò benediciamo il Signore, fratelli miei, per questa grazia, di questa celebrazione, e incassiamola come un appello provocante ad appartenerci. Io non so quanti tra noi siano cristiani, sottovoce vi dico ogni tanto, me lo chiedo anche per me stesso, rispetto alla mia vita, ma nel nostro essere cristiani, l'essere fratelli e l'essere sorelle, l'appartenerci, non è un'opzione, è un obbligo bellissimo e dolcissimo. Non lasciamoci sfuggire. Davanti.
benedici il tuo popolo, Signore, per la pace e la giustizia nella comunità umana, perché siano abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili e colmati di bene gli affamati. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per tutti i credenti in Cristo, perché Maria li aiuti, come all'inizio la loro chiamata, con la stessa dedizione con cui Maria si offrì al servizio del Signore. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per noi qui presenti, perché crediamo senza riserve all'adempimento della parola di Dio e progrediamo nel cammino della fede. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Te lo chiediamo, Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le preghiere e le offerte che il tuo popolo ti presenta nel ricordo della Vergine fedele e donaci il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente buono e giusto renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è soprattutto dolce e doveroso in questa memoria della Vergine fedele magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose tu hai fatto, Signore, per tutta l'estensione della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando, volgendoti all'umile tua serva, per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. E noi, con gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua gloria. Thank you.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con Maria e Giuseppe, gli Apostoli e tutti i Santi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, venga il tuo regno, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, metti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di Dio. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace.
Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, donna di Dio. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Madre di Dio è nostra, noi Carabinieri d'Italia, a te leviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu che le nostre legioni invocano confortatrice e protettrice col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli il nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire. Tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà sino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen. Thank you.
non posso che ringraziarla, Don Carmine, per averci ospitati in questa cattedrale e per le parole d'affetto che oggi, nella giornata dedicata alla nostra celeste patrona, la Madonna Virgo Fidelis, ha inteso rivolgere a tutti i carabinieri in servizio in congedo qui presenti, esprimendo sentimenti di sincera vicinanza alla nostra istituzione. La ricorrenza di oggi coincide tra l'altro con una data significativa anche per lei, a 28 anni dalla sua ordinazione sacerdotale, per cui facciamo i nostri più affettuosi auguri. Voglio ringraziare le autorità civili, i militari intervenuti, i familiari dei nostri caduti e tutti i carabinieri della compagnia di Sorrento. Saluto le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dei confaroni dei comuni della penisola, anche gli alunni dell'Istituto Salvelli che hanno inteso partecipare. Con lo stesso sentimento mi rivolgo anche al soprano maestra Maria Gargiulo, ai maestri Michele Cafiero, Gaetano Ambrosino e Giovanni Miccio, che non fanno mai mancare la loro presenza in questa celebrazione religiosa, accrescendone indubbiamente il valore. Grazie infine a tutti coloro che con la loro partecipazione hanno voluto oggi stringersi attorno a questa famiglia dell'alma, testimoniando immutata e incondizionata fiducia verso l'istituzione, ma soprattutto verso il diuturno e delicato operato dei suoi militari. Oggi festeggiamo la Virgo Fidelis, padrona dell'arma dei carabinieri, nel 78° anniversario dell'eroica difesa del caposaldo di Culpeper da parte del primo battaglione carabinieri esattivo mobilitato, che nel 21 novembre del 41 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d'Africa. Per quel fatto d'armi, alla bandiera dell'arma fu conferita la seconda medaglia d'oro al valor militare, con la seguente motivazione. Glorioso veterano di cruenti scontri bellici, destinato a rafforzare un caposaldo di vitale importanza, e diventava artefice di epica resistenza, apprestato saldamente a difesa l'impervio settore affidatole, per 3 mesi affrontava con indomito valore la violenta aggressività e preponderante guerrite forze che conteneva e rintuzzava con audaci atti controffensivi, contribuendo decisamente alla vigorosa resistenza dell'intero caposaldo. Ed infine, dopo aspre giornate di alterne vicende, a segnare per l'ultima volta in terra d'Africa la vittoria delle nostre armi, delineatasi la crisi, deciso al sacrificio supremo, si saldava graniticamente agli spalti difensivi e li contendeva al suo verchiante avversario in sanguinosa impari lotta corpo a corpo, nella quale comandante e carabinieri, fusi in un solo eroico blocco, simbolo delle virtù italiche, immolavano la vita perpetuando le gloriose tradizioni dell'arma. Culpeper, Africa Orientale, agosto-novembre 1941. Quei caduti sono andati a far parte della folta schiera di carabinieri che in pace e in guerra hanno saputo tenere fede al giuramento prestato fino all'estremo sacrificio. A tutti loro, a tutti i familiari che con coraggio e dignità mi hanno sopportato la lacerante perdita, noi vogliamo rendere onore. Che la Vergine Maria ci trasmetta la forza di continuare tutti insieme a contrastare quanti tentano di impedire una convivenza serena ed ordinata nei nostri territori. Grazie di cuore a tutti. E preghiamo in competizione. Signore, che ci hai nutriti dei tuoi sacramenti in questa celebrazione in onore della Beata Vergine Maria, fa che sul suo esempio collaboriamo con fedeltà al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. La benedizione che invochiamo dal cielo scenda veramente per tutti, in particolare oggi per i nostri amici di questa famiglia preziosa dell'Arma dei Carabinieri, su tutte le forze dell'ordine che operano in questo territorio, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, le polizie locali, municipali, scenda sugli amministratori di questo territorio, i sindaci e quanti collaborano con loro, su quanti hanno diverse funzioni, pregiate,
ci sono tra noi anche alcuni che lavorano nella magistratura, gli insegnanti, i docenti, in particolare sui giovani, che non si sentano qui in qualche modo a copertura di qualche possibile voto, ma si sentano qui come presenza preziosissima. Ho sempre contestato l'idea che i giovani fossero il futuro. La verità è che siete il presente, pienamente presente, e pienamente abbiamo bisogno di voi. Sentite voi soprattutto forte questa appartenenza. Partecipate. Partecipate sempre, anche alla vita sociale. Partecipate scendendo in piazza, partecipate dicendo la vostra, sempre con rispetto, mai con violenza, anche con rispetto delle diverse opinioni, ma partecipate, mai affacciati, mai distanti, partecipate. Sentitevi parte di questa storia che per lo più è affidata alle vostre mani. E anche per la Chiesa. Ricordavo, mentre il capitano faceva un passaggio nel suo ringraziamento, che 28 anni fa, in questo giorno, un po' più tardi, verso le 19, mentre fuori pioveva a dirotto, mi stendevo sul marmo di questo altare e dicevo di non appartenermi più. Ecco, è l'unica non appartenenza che ha senso, non appartenersi più, per appartenere agli altri, con amore, con dedizione e con fedeltà. Il Signore sia con voi. E con lo Spirito. Ci benedica Dio, onnipotente e buono, che è Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Andiamo, grazie. Rendiamo grazie a Dio. Per me va bene, se sarà qua. È cagno il sudore. Ma prima ce l'hai fatta tu. C'è data. Più ragazzino. Ecco. Vabbè, io ti piano piano. Tutta quella notte, quindi. Quando vuoi tu? Aspetta per cortesia, oh, no, perché non ci vai pure tu là? È spiritoso. Attenzione. Vai. Come andare, ragazzi? Con mia squadra di pallone, così tutti quanti, quelle che stanno dietro non si vedono. Li prendete pure quelli dietro. Vediamo quelli dietro pure.
posso presentare? Ecco qua. Ci stai? Lui è così, sta a posto. Sta a posto? Io ci sono. Voglio un po' di...